no. Questo programma è offerto da... Se volete la perfezione, vi mando la foto del mio cazzo. Ma cosa? Nico Carminati. Vacanze finite, ragazzi. Sì. Belle sì. Le vacanze, vero? Bella quella sensazione di relax, vero? Pensate che Luca Alba quella sensazione la vive tutti i giorni della sua vita. Ma non è vero. Oggi torniamo tutti, anche DJ Spine. Sì. E quindi presentiamo tutti i componenti dello Zoo di 105. Pippo Palmieri è colui che spollicia il mixer. Pensate che la radio vi ha costruito un mixer particolare. Al posto dei tasti, ha i buchi di culo. Ma cosa? Poi c'è Spine, che ha una panchina dietro a Pippo, dove per due ore si mangia il gelato come Forrest Gump. No. Poi c'è Alan Caligiuri. Pensate che è l'unico al mondo a farsi montare due computer in radio. In quello Windows monta le scenette e nel Mac ascolta iTunes. Bene. E poi Marco Dona, il più volgare del programma. Insomma. E infatti tra poco verrà mandato a lavorare all'ambasciata americana a ricevere le persone di colore che lui ama tanto. No, non credo. Che bello. Lo vedete? Ma come no? Ma è Herbert. Il gran maestro è talmente così brutto che la sua bruttezza è un'opera d'arte. È bellissimo. Tre. Poi c'è Ivo Abido, il Bastianic della radiofonia italiana, l'imprenditore e l'onesto del programma. È un pagliaccio. E Maggio. Chi cazzo lo vede mai è quello? Io. Poi c'è lui, magro. No. Bello. Come no. Pieno di capelli. Sì. Neppure. No. Ma Wender, tu che cazzo di qualità hai? Ah sì, pulizia degli schermi. È vero. Come li pulisci tu? Non lo fa nessuno. Fabio Alisei. Eccomi. Fabio ha passato le sue ferie a fare le dirette su Facebook. Non è vero. A raccontare cosa avrebbe fatto di spesa per cucinare le penne al pomodoro. Chi se ne frega? Per la lunghezza dei suoi discorsi, le dirette duravano dalle 3 alle 8 ore. Ne ho fatta una. C'è gente che ha preso le ferie per seguirlo. E poi lo storpio visual del programma. Il caro buon tenerone Cicciottello DJ. Nonché attore, produttore, sceneggiatore, montatore, spalla. Produttore di liquidi di sigarette, videomaker, tamarro, doppiatore. Lui è Paolo Noyes, che si trova a Miami ad affiancare il leader del programma. Uno dei culattoni più zie del pianeta. Un uomo fuori e una suocera zittellona dentro. Ma è proprio questo il segreto del suo successo. Lui è Marco Mazzoli. Grazie. E questo è il suo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Grande. Io me ne vado e bestemmio. C'è nessun altro, no? Lo sento crescere in me. È come un brivido che... Sono Angelo, sono il direttore. Non puoi comprendere. Bisogna tagliare, bisogna tagliare i rami secchi. Rompe le regole. Oltre ogni limite. Io e te siamo secchi. Ma non ti molla mai. Maestro. Non ti molla mai. Chi la tocca a lei? Neanche Dio. Neanche le donne. Non ti molla mai. Dai ragazzi, un po' di energia, non dai! Non molla mai e fa parte di te. Welcome to the zoo. Dai grasso, dai! Zoo di 105, il programma più ascoltato.